Cari amici, ciao! Oggi è venerdì 18 marzo 2016 e vi do ufficialmente il benvenuto al primo video di una serie dedicata a strumenti un po' strani che in qualità di percussionista e batterista un po' ho trovato in giro per il mondo, un po' sono frutto di regali di persone che hanno viaggiato e altri invece, come quello di oggi, sono strumenti autocostruiti. Allora, lo strumento che vi voglio presentare oggi alle mie spalle, spero che lo vediate bene, è uno strumento che è più che uno strumento, un sistema, nel senso che è formato da elementi analogici, elementi digitali di trattamento del suono. E quindi niente, vi mostro un po' come funziona. Quindi adesso girerò il telefono e non vedete più la mia brutta faccia, ma vedete la faccia dello strumento. Allora, questo altro non è se non l'arpa di un pianoforte verticale che è stata recuperata e salvata dalla discarica. Ha come si può vedere al di sopra tutte le corde di un pianoforte, ma e la tavola armonica, ovviamente. Al di sotto è un pianoforte molto economico, penso fosse un pianoforte cinese. Difatti il telaio non è di ghisa, ma è di ferraccio. E sotto anche la tavola armonica non è certo di legno pregiato, come potete vedere, ma è anche un po' scassata. Ecco, qua sotto si vede, però funziona molto bene. Questa tavola, questa arpa di un pianoforte, da cui il nome pianarpa, assomiglia a un pianoforte preparato sostanzialmente, ma è preparato in un modo un po' particolare. Innanzitutto è stata asportata, come si può vedere, la tastiera, per cui le corde sono assolutamente libere e diciamo tutto ciò è stato sospeso con due catene, una di qua fissata qua con un occhiello che appunto ho provveduto a far passare attraverso la struttura facendo un buco col trapano, e un'altra catena ce l'abbiamo qua, e anche questa è fissata qui con questo galletto. Il tutto è sostenuto semplicemente da questa struttura portante, che ha anche quattro ruote alla base, una qua, una là e una, ecco lì, che hanno anche dei freni, per cui si può spostare dove si vuole e poi può essere bloccata. Diciamo che, allora, che suono ha? È uno strumento un po' rumoristico. Qui abbiamo anche delle sordine che mi sono costruito con dei pezzi di legno e del feltro, che mi permette di smorzare, adesso qua appunto con una mano sola disponibile è un po' difficile farvelo vedere, però con questa parte si può smorzare il suono. Quindi se io ad esempio decidessi di percuotere le corde, ad esempio con la parte di legno, ecco, facendo così invece posso smorzare le vibrazioni delle corde e arrestare il suono. Stessa cosa per questa, ne ho fatte due, sono di due lunghezze diverse perché appunto devono stare in due spazi diversi. Questa serve per smorzare un numero di corde più alto, mentre questa appunto smorza i bassi. Ciononostante possono essere usate entrambe come battenti, ad esempio per ottenere suoni di questo tipo,
Ecco, la cosa bella è che si può percuotere qualsiasi punto dello strumento e ottenere un suono diverso, anche usando una parte o l'altra, e poi appunto smorzare. Si può suonare anche sulla tavola direttamente, si ottengono tutta una serie di suoni particolari, molto rumoristici. Ecco, io qua ad esempio ho anche fissato questa corda elastica, che è fissata qui e che mi permette di ottenere un suono che imita un po' il suono di una pistola, di un fucile. Ecco, dopodiché qui ci sono invece due cordini che semplicemente sono fissati qua e qua, non hanno una funzione portante, ma semplicemente hanno una funzione, hanno come scopo quello di evitare che la pianarpa si muova in questo senso. Giustamente pianarpa, perché questo è il suo nome che gli ho dato, quindi chiamiamo le cose col loro nome. Come potete vedere, ci sono vari aggeggi appesi. Ad esempio qua abbiamo dei campanelli, delle campane tibetane. Questi invece sono dei campanelli indiani che vengono utilizzati come sonaglio per le capre. Questi invece sono un altro sonaglietto fatto con, non so se riuscite a vederlo bene, proviamo a mettere a fuoco, ecco, sono fatti con delle unghie di capra, anche questo viene dall'India e ha questo bellissimo suono. Mentre questo è un tamburello egiziano che ha questi due, non so se lo riuscite a vedere, ha queste due palline di legno fissate a due cordine, quindi semplicemente facendolo girare, ecco cosa succede. Ecco, dicevo, questi non sono non fanno parte della pianarpa, sono degli accessori, diciamo, che io tengo a portata di mano, perché la pianarpa, oltre ad avere questi suoni che vi ho fatto sentire prima, oppure altri come ad esempio di questi di sfregamento, oppure il suono tipico delle corde pizzicate, come in questo caso, ecco, cambiamo mano, oppure in questo caso, ecco, può essere suonata anche con degli altri strumenti, cioè ad esempio usando un piatto di batteria e sfruttando appunto la zigrinatura delle corde. Quindi, oppure anche con altri piatti più grossi. Adesso vi sto facendo vedere solamente questo. Ebbene, ecco, questa diciamo che è la parte hardware. Ecco qua, invece, come potete notare, ci sono altre due strumenti accessori, che sono praticamente costituiti da delle foglie di palma legate assieme e che possono essere suonate sopra le corde direttamente. Ecco, forse avete intravisto questo pastiglione, chiamiamolo così, e adesso vado a spiegarvi un po' la funzione di questo pastiglione. Questo pastiglione è un cosiddetto audio exciter, e abbastanza abbordabile per il prezzo, costa se no 40 euro. È un Monacor AR50 che è collegato tramite questo filo a questo vecchio amplificatore, che riceve il segnale praticamente dal
da questo mixer. Ecco, questo mixer. In questo mixer praticamente cosa succede? Arriva il segnale di questo microfono, ok? Questo segnale a sua volta torna indietro dal mixer, viene mandato qua in questo processore di segnale e a sua volta questo ritorna nel mixer, il segnale ritorna di nuovo qui e passa attraverso questa loop station che, appunto, per chi non lo sapesse, permette di mandare a loop una registrazione e sovrinciderci sopra degli altri interventi. E poi abbiamo un amplificatore che raccoglie il segnale audio dal mixer e invece, appunto, che è indipendente dal resto e potrebbe essere anche come dire eliminato, mentre qui, appunto, il segnale si sdoppia e torna a questo audio exciter tramite questo amplificatore. E quindi che cosa succede? Che questo questo sistema in pratica mi permette di avere un suono continuo, un segnale continuo mandato a questo audio exciter, che altro non è se non un immaginatelo come un, per chi non sapesse che cos'è, è come se fosse un altoparlante ma senza la membrana. Al posto della membrana ha una massa inerziale al suo interno che viene messa in movimento, in oscillazione da un elettromagnete, per cui essendo fissato il suo supporto, come cerco di farvi vedere, direttamente alla struttura, in pratica che succede? Succede che tutta questa struttura della piana arpa viene messa in vibrazione da questo aggeggio che vibra, appunto, coerentemente con il segnale audio che gli mandiamo dentro. La cosa divertente è che con la loop station io posso avere un segnale continuo e quindi avendo un segnale continuo poi giocare sulla vibrazione delle corde. Vibra tutto, vibra sia la tavola armonica sia le corde, e questo conferisce alla piano arpa un comportamento simile a quello che potrebbe essere considerato un riverbero intonato, cioè praticamente per simpatia le corde vibrano in base alla nota che ci mandiamo dentro tramite, appunto, tutto questo sistema che vi ho illustrato. E dunque adesso vi faccio un piccolo esempio, perché ho parlato fin troppo, e quindi vi faccio vedere come funziona. Allora, innanzitutto facciamo una prova del volume. Adesso mi vedete? Ecco, sentite? Sentite un po' la mia voce provenire da lì, ma soprattutto sentirete che, anzi, facciamo una cosa, spengo direttamente l'amplificatore, volume a zero, ecco, spento, per cui quello che sentite ora con l'effetto in bypass è semplicemente la mia voce mandata attraverso l'audio exciter, che farà vibrare tutta la tavola armonica e selettivamente alcune di tutte queste corde che vedete di fronte. Adesso tolgo le sordine e cerchiamo di far vibrare un po' questo strumento. Allora, mettiamo un po' a fuoco, ecco, aggiustiamo un po' il volume, alziamo un pelo il volume, la mandata all'audio exciter. E
sono alcune risonanze da parte di questi sonaglietti che adesso magari spostiamo così si sente il suono senza altri accessori. Ecco, come potete vedere, adesso cercherò di inquadrare un po' da vicino. Ecco, come vedete, questa corda, adesso, questa coppia di corde, sta entrando in risonanza con la mia voce. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, per farvelo capire meglio, io adesso prenderò innanzitutto facciamo così. Provo a mandare questa nota e a campionarla con la loop station. Quindi siamo sulla frase 1. Io adesso provo a mandare questo suono continuo e la loop station, una volta che io rischiaccerò la seconda volta il tasto REC, mi rimanderà indietro un suono a loop. Quindi ecco, come vedete adesso io ho lo stesso segnale direzionato qua dentro e abbiamo questa coppia di corde, questa, che sta vibrando. Se io la fermo ricomincia a vibrare proprio perché entra in risonanza con la tavola armonica che è messa direttamente in vibrazione da questo. A questo punto si apre un mondo perché io posso buttare sulle corde qualsiasi cosa, ad esempio questo piano che crea questo bel effetto di vibrazione, questo bel suono, oppure ad esempio potrei metterci questo. Come vedete, senza tutto, le corde fanno muovere le unghie di capra. Quello che posso fare adesso è aggiungere degli altri suoni, ad esempio potrei provare con del canto armonico e sentiamo che cosa esce. Con questo pedale posso gestire il volume di ogni traccia. Scusate, ho sbagliato, questo, ecco la frase 1. Posso mandare il volume a 0 con il pedale di espressione, ma posso anche aumentarlo. Aumentandolo, guardate cosa succede. Quindi la cosa divertente è che si possono suonare tanti, ottenere tanti suoni partendo da oggetti. In particolare, che ne so, ci posso buttare sopra questo agendo sul volume.
Ecco, regolando questa base, diciamo così, io poi posso intervenire percussivamente, avendo appunto questo sostegno continuo e quindi aggiungendo altri suoni suonati al momento. Ad esempio, io adesso sto aumentando leggermente il volume e potrei aggiungere questo, ad esempio. Poi potrei selezionare l'altro canale, questo, il canto armonico, e aumentare. E a questo punto magari suonare questo. Oppure aggiungere questo, mettelo qua. Oppure cos'altro potrei fare? Potrei metterci sopra questo, alleggerire da questo e poi magari suonare un po' qua. Potrei suonare qui. Ecco. Adesso spegnerò le varie tracce. Come sentite, c'è questa coda ancora del suono. È uno strumento rumoristico che si presta a essere impiegato in contesti un po' particolari, dove appunto sono richiesti suoni poco convenzionali. Si può suonare con le mani, con le dita, appunto, come dicevo, si possono pizzicare le corde direttamente, come potete vedere la corda vibra, e qualsiasi cosa ci viene messa sopra può essere condotta a produrre un nuovo suono diverso da quello che poteva produrre da sola. Quindi è uno strumento che promuove la socializzazione tra altri strumenti. Bene, questo è tutto, e se vi è piaciuta questa pianarpa, non mancate per i prossimi video, perché vi farò vedere altri e mirabolanti strumenti. Ciao!